Benvenuto a I segreti della Grande Piramide. Costruita intorno al 2550 a.C., la Grande Piramide di Giza è considerata uno dei monumenti più rappresentativi dell'Egitto. È la più grande fra le piramidi, nonché l'unica fra le sette meraviglie del mondo antico giunta fino a noi. I numeri della Grande Piramide di Giza sono impressionanti. Una forza lavoro di oltre 20.000 persone, 6 milioni di tonnellate di pietra e una costruzione durata 20 anni. Un'impresa colossale per la tomba di un faraone. La costruzione della Grande Piramide rappresentò anche uno sfoggio di potere e opulenza da parte di Cheope. Essa fa parte di un vasto complesso funerario che include anche due templi, tre piramidi satellite, una rampa processionale e una necropoli per i costruttori. Possiamo supporre che alla base della costruzione di questi monumenti vi fosse l'intento di Cheope di imporsi come uno dei più grandi faraoni a regnare su un Egitto unificato. Anni più tardi, nuovi dettagli continuano ad emergere sull'ingegneria e la cultura dell'antico Egitto. Per esempio, un papiro recentemente disotterrato ci offre uno scorcio di vita quotidiana di un commerciante al tempo della costruzione della piramide. Dal registro di un caposquadra, invece, possiamo ricavare informazioni su operai e artigiani, sui loro turni di lavoro e i materiali grezzi impiegati. È interessante notare come già al tempo di Cleopatra lo scopo divino della piramide, la sua costruzione e la funzione delle sue camere interne fossero avvolti nel mistero. Solo grazie a uno scrupoloso lavoro di ricerca oggi siamo riusciti a svelare alcuni dei misteri della Grande Piramide. Gli antichi egizi erano già da secoli dei raffinati architetti quando i lavori della Grande Piramide ebbero inizio. Concepita come tomba di Cheope, la struttura della Grande Piramide è considerata un'opera architettonica praticamente perfetta sia dagli ingegneri che dagli storici. Perfettamente orientati rispetto ai punti cardinali, i lati della piramide misurano 230 metri alla base, mentre l'altezza originaria era di 147 metri. Con un margine d'errore dello 0,5%, la base della piramide è un quadrato perfetto. Per ottenere una forma perfettamente piramidale, la progettazione e l'esecuzione del monumento richiesero un gran numero di accorgimenti. Particolarmente critico fu mantenere il controllo dell'inclinazione dei quattro lati durante ogni fase della costruzione. Per la costruzione della piramide furono usati blocchi di calcare estratti da una cava, di peso compreso fra le 2 e le 15 tonnellate ciascuno. Il modo in cui i blocchi venivano trasportati è ancora oggetto di dibattito da parte di architetti ed egittologi. La precisione del disegno e la sua monumentale messa in opera, in un'epoca in cui i metalli pesanti non erano ancora in uso, fanno della Grande Piramide una delle più impressionanti opere nella storia dell'ingegneria umana. Si calcola che per la costruzione della piramide siano stati necessari tra i 600.000 e i 2 milioni di blocchi di pietra. Secondo i calcoli, gli operai avrebbero dovuto trasportare 12 blocchi ogni giorno ininterrottamente per 20 anni per piazzare i 2,3 milioni di blocchi che compongono il monumento. Ad
differenza delle camere interne costruite in granito rosso di Assuan, il resto della piramide è costruito da blocchi di calcare locale di peso compreso fra le 2 e le 15 tonnellate. Come questi blocchi venissero trasportati è ancora oggetto di dibattito. Ricerche recenti ipotizzano che venisse utilizzata una grande rampa costruita all'interno. Il registro, scoperto di recente, conferma che il calcare pregiato del rivestimento esterno venne trasportato via nave sul Nilo dalle cave di Tura. Una volta completato, la bianca pietra levigata della Grande Piramide avrebbe riflesso la luce del sole come un faro, meritandosi l'appellativo di Orizzonte di Cheope. Nel corso dei secoli, sia ladri sia viaggiatori hanno numerose volte tentato di entrare nella piramide. Alcuni testi antichi riportano dettagli sul suo interno, a testimonianza che qualcuno effettivamente riuscì ad entrare. Chi e quando, tuttavia, non è dato sapere. L'ingresso principale della piramide è situato 17 metri sopra il livello del suolo. È orientato verso nord, probabilmente in allineamento con la stella polare. Sebbene il passaggio d'ingresso fosse già stato scoperto nell'antichità, era impossibile proseguire all'interno della piramide a causa di alcuni enormi blocchi verticali di roccia. Tuttora i visitatori si servono dell'ingresso un tempo utilizzato dai saccheggiatori. L'ingresso dei saccheggiatori si dice sia stato aperto nel IX secolo dal califfo Al-Ma'mun. A caccia di tesori, il califfo diede ordine ai suoi uomini di scavare un passaggio nella Grande Piramide. L'ipotesi più probabile è che gli uomini del califfo si siano limitati ad ampliare un corridoio già esistente, ricavato da altri saccheggiatori durante l'antichità. In questo modo hanno permesso l'accesso a questa meraviglia. Numerosi tentativi di accedere alla Grande Piramide e svelare i suoi segreti si sono susseguiti nel corso dei secoli. Nel XIX secolo, l'idea che esistesse un altro passaggio sul lato sud provocò il danneggiamento di un lato della piramide e, purtroppo, nessun altro risultato. Sebbene la ricerca di ulteriori camere e passaggi continui ancora oggi, l'interesse per la conservazione è alla base di tutte le attuali esplorazioni. Thank you.